un consiglio per i giovani italiani che si affacciano per la prima volta al mondo dello sport, e quale consiglio ai genitori? Allora, la prima cosa è saper scegliere bene il proprio sport. Mi piace fare quello sport, mi piace quello sport, devo capire se il mio fisico è adatto. Cioè, io che sono alto 2,06 m non potrei mai fare il fantino, per esempio, per cui vado su un'altra cosa. Se ho povero, perché il cavallo dopo un po' si fermi, cioè adesso tocca a te portarmi. Detto questo, bisogna cercare una società seria che abbia degli allenatori che non cercano dei campioni, ma che sono lì apposta per far sì che il ragazzo o la ragazza, con gli esercizi, gli allenamenti, migliori giorno dopo giorno. Con i miglioramenti il ragazzo o la ragazza prenderà più coraggio, sarà ancora più invogliata e si sacrificherà, tra virgolette, ancora di più per migliorare giorno dopo giorno. Poi col tempo, col lavoro, il talento, se uno ha le qualità per poter emergere e andare avanti, va bene. Se non diventa un campione, chi se ne frega, non importa. Io ho imparato a fare dell'attività fisica, mi permette di mangiare anche più merendine e più nutelle senza che mia madre mi dica non mangiare se non ingrassi. E poi, se non divento un campione, non fa niente. Io vado poi a vedere le partite o le manifestazioni sportive e divento un buon tifoso, educato, che fa il tifo pro una squadra e non contro l'altra. Però la cosa di base per tutti i ragazzi, quando entrano in campo, devono cercare di essere migliori del giorno prima. Non ci vogliono grandi progressi in due giorni, tre giorni, quattro giorni. Ci vuole applicazione, attenzione. E quando guardano, cioè se diciamo uno appassionato di basket, gioca mini basket, se guarda una partita di basket non deve guardare la partita come un tifoso, deve scegliere un giocatore del suo ruolo e guarda come sta in campo, come si muove, posizione difensiva, come passa la palla, come palleggia, come tira. Proprio deve essere uno zoom su quel giocatore lì e dopo, una volta che ha visto come si muove, cercare di ripetere i suoi movimenti il giorno dopo come allenamento. Quali sono i segreti per diventare campione? Guarda, tu devi nascere sicuramente con del talento e dopo allenarti tanto. Allenarti con passione, senso di sacrificio e soprattutto non arrendersi davanti alla piccola difficoltà, anche grande che sia. Io mi sono rotto 7 volte le ossa, però non ho detto basta, finita, non gioco più. Ogni volta lavoravo per ritornare in campo il più presto possibile, e ogni volta che ritornavo in campo mi sentivo molto più forte della sfortuna. Quindi questo ti accresce, cioè la difficoltà ti accresce, ti fa diventare più forte, perché la vita è difficile, sarà sempre difficile. Dicono sempre che la vita è come la scala delle galline, no? Corta e diciamo piena di imprevisti. Per cui tu devi essere abituato a questi imprevisti, non devi mai fermarti davanti alla prima porta in faccia sbattuta. È questo che ti insegna la sconfitta. Tutti pensano a quelli che vincono, la vittoria, eccetera, eccetera. Quello che ti insegna di più è la sconfitta, perché quando perdi tu capisci quanto devi lavorare per migliorare ed essere migliori di quelli che ti hanno battuto. E quindi da lì parte la tua risposta. Ringraziamo Dino Meneghin. Grazie a voi, in bocca al lupo.